Sì, pronto, Pino, dimmi tutto. Daisy ha preso il controllo di Poppy Playtime. Dobbiamo salvarlo. Ho ricevuto una telefonata importante. Mi hanno detto che Daisy ha preso il controllo di tutto Poppy Playtime. E che cavolo c'entro io, cioè? Ma non se ne poteva stare nel capitolo 3 quella maledetta Daisy? Perciò se vogliamo sconfiggere Daisy ho bisogno del vostro aiuto. Metti mi piace ora e scrivi sotto nei commenti: addio Daisy! Chissà cosa ha combinato quel fiore maledetto, quel fiore che assomiglia tanto a Flowey di Undertale. Oh mamma mia, perché mi ritrovo qui? Daisy! No, Bunzo! Bunzo, un attimo! Ti prego, stati fermo, Bunzo! Aiuto, ragazzi! Devo risolvere questa situazione in me che non si dica blu! Bunzo, levati! Non è il momento! Che ci fai là, Daisy? Perché devi fare queste cose? Non te ne potevi stare nel tuo giardino? Bunzo, ti prego, se no ti suono io i piatti! Blu, yellow, red, yellow! Blu, yellow, red, yellow! Te lo faccio vedere io, brutto conigliazzo! Blu, yellow, red, yellow e green. Daisy, ma che cosa è successo? Fermiamo un attimo tutto. Cioè, ragazzi, ma guardatela qui, Daisy. Ha preso il possesso di Mommy Long Legs. Non è più Mommy Long Legs, è Mommy Long Daisy. Va bene, Daisy, allora me lo fai tu il panino? Oppure devo fare mamma non mamma e ti brucio? Ma perché Daisy ha preso il possesso di Poppy Playtime capitolo 2? Ma a proposito, se noi guardiamo Daisy, possiamo vedere che ha tipo delle sopracciglia, oppure sono degli occhi cuciti. Io non lo so, però questo fiore mi sta facendo Harrison. Bunzo, te come stai? Ti va bene se ti metto un compagno di viaggio qua vicino a me? Allora, fatti sotto. No, era yellow. Ah, yellow e verde, giallo e verde. Proprio come te, tu sei giallo e verde. Conosci il mio compleanno e tra poco ti... Ok. Violet e bianco. Violet, bianco, violet. Mi sto confondendo. Che cosa? Allora, violet. Why? Violet. Why? Perché? Blu. Ok, ci siamo, Daisy. Ora dobbiamo scoprire il perché lei si trova qui. Perché vuole distruggere tutti noi, tutto quanto. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code. Guarda come mi prende in giro. Dici di essere Mommy, ma tu non sei Mommy. Tu sei Daisy, il fiore maledetto. Prenditi questo coso. Va bene, alla prossima, fiore maledetto, eh. Fammi fare il panino, grazie. Con prosciutto e provola, grazie. Con mollica o senza? Con mollica. Daisy ha deciso di conquistare questo gioco. Non gli bastava essere nel capitolo 3. Ha detto: cavolo, io non vado più nel capitolo 2. Cioè, l'ha detto proprio così. Dobbiamo sconfiggerla questa Daisy. Bunzo, a me dispiace per te che ora Daisy farà mamma non mamma con te e mi sa che non ta mamma proprio. Io adesso chiamo mamma, che mamma è... non mamma, non lo so. Ecco Bunzo, no, povero Bunzo. Poverino, starà soffrendo tantissimo. Mi starà dicendo: che succede, amico? Io direi di indagare. Allora, vorrei indagare su Daisy nel capitolo 2 di Poppy Playtime. Perché nel capitolo 2 di Poppy ci sono tante cose segrete Daisy. Oh, no! Per esempio, noi incontriamo questo fiore qui, che non è il fiore Daisy, ma è un altro fiore. Perché la vera Daisy è questa. Questa qui. E lei ci dice esattamente di andare da questa parte. Ma io non sarò mai il tuo migliore amico, io sono amico di Aggie.
Daisy, questo carissimo fiore carino che è uscito dal suo bellissimo orto fatto di angure, lattughe e meloni, e ha deciso di conquistare Poppy. Beh, effettivamente Poppy è un papavero rosso e Daisy è una margherita. Insomma, papavero e margherita non è che vanno molto d'accordo. Ma continuiamo, perché sicuramente Daisy avrà preparato qualche altro piano malvagio. Eccoci qua, siamo tornati. No, Bunzo, cos'è che ti è successo, Ti hanno appeso, no, che brutta fine che ha fatto Bonzo. Che cosa ti ha promesso Daisy che io non ti abbia promesso? Poverino, gli aveva promesso una carota, ma lui ha fallito. A proposito, ragazzi, voglio fare una cosa. Voglio tipo ingrandire il treno. Voglio rendere il trenino Thomas versione 5.000 milioni di zeri. E vabbè, ma che treno enorme! Ma è gigantesco sto treno! Ma ora è il momento dei suoi aghi. Cioè, circa, forse. Non so effettivamente che cosa ha fatto la signorina Daisy. Può anche essere che non mandi i scagnozzi aghi, ma mandi i suoi scagnozzi, ovvero tanti, tanti bruttissimi fiori, non papaveri. Avrò bisogno degli amici qua. Ho bisogno di qualche amico che mi aiuti. Ecco, piccolino, aiutami tu, ti prego, diventa enorme. No, no, aspetta, non la sabbia. No, aiuto, ho le orecchie tappate. Aiuto, mi hanno messo dentro la sabbia, come nel deserto del Sahara. Sahara, la mia fine. Oh, bravo. Ragazzi, dovete aiutarmi. Oh, mamma mia, ma i Daisy. No, sono le Daisy piccole. Sono tante Daisy, non sono aghi, ma sono Daisy, piccolo, aiutami tu, dammi una mano, utilizza il tuo grab pack. Ma cosa state facendo? Ma non vi ho detto io di comportarvi così, comportatevi da gentleman. Aiuto, aiuto, mi sta per uccidere. No, 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 ragazzi, non è possibile. Io non ho mai retto tutti questi fiori, io sono allergico. Sono allergico al polline di questi fiori. Ragazzi, dovete andarvene. È la sfida più epica che abbia mai fatto. Attenzione, tanti fiori e tanti player contro tutte queste Daisy. Ne ho bisogno di più, mettetene di più, un'infinità. Non me la dovete bloccare, vi prego, brutti fiori. Adesso vi faccio stropicciare, vi stropiccio. Mamma mia, vi faccio appassire. Voi mi dovreste aiutare, non sdirubare. Invece questi qua si mettono davanti. Beccatele in faccia, ti do uno schiaffo. Splat, splat, splat. Forza, ce la possiamo fare, ne sono convintissimo. Sono troppi. Aiuto, sono troppissimi. Sì. Grandi, ragazzi. Cioè, più o meno, non avete fatto niente. Che tu prendi la sabbia, ma che cosa stai facendo? Dai, tutti in fila. Grazie. Tutti in fila. Ehi, ma che cosa mi stai facendo? Ehi, non si fanno questi brutti gesti. Non a me. Non osare fare questi brutti gesti a me. No, non essere triste, brutto fiore appassito. Non mi devi appassire. Devi solo bruciare. Ma cosa sta facendo? Ma Daisy, ma... Ragazzi, ma è orribile. Cioè, è la cosa più brutta che abbia mai visto. Guardatela quanto è malvagia. Ma io direi che è il momento di darci un taglio. Dobbiamo distruggerla, disintegrarla, triturarla. Eccoci. Contro Daisy siamo arrivati. Io sono pronto, dobbiamo prepararci. Dobbiamo preparare le nostre armi. La mia è Pingu. Morde. Non conviene. Oh, mamma mia, Daisy. Mamma mia, quanto è brutta. Quanto sei brutta, Daisy. Daisy, non dovevi comportarti così con me. Io t'amavo e invece non m'amo più. Cioè, non ti amo più. Adesso non mi mettere alle strette. Non mi mettere alle strette. Oh, mamma mia, ma c'hai gli occhi. Ma dai, ma diventate pazza. Avete visto gli occhi che pazzi che ha? Ok, non ti preoccupare. Stiamo parlando di un fiore, di una semplice margherita, non la pizza margherita, grazie. Anche se ne vorrei 10 in questo momento, ne mangerei a quintali.
Però devo compiere la mia missione. Dobbiamo salvare Mommy, quindi dobbiamo distruggere Daisy. Io sono in missione 007 impossibile, dove l'impossibile non fa per me, dove l'impossibile is not for me. Oh, guarda, io che sono costretto a correre via da un fiore. Oh mamma mia, quanto è brutto. Oh mamma mia. No, no, togli le foglie, togliele. Togliele, non è il momento delle foglie. Oh porca miseria. Via, 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 via. Vabbè. Ma ha i poteri di un super ragno modificato. Maledette mani, maledette foglie. Andate a fare la fotosintesi clorofilliana, grazie. Fai concime per le piante, Daisy. Concime per le piante. Sho. Mamma mia, mamma mia. Ok, ci sono. Sono sopravvissuto. Apri, 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 apri. Quel buco maledetto là, proprio. Ok. Adesso distruggiamolo questo fiore. Trituriamolo e facciamolo diventare concime. Vieni, vieni. Fatti sotto. Fatti sotto, fatti sotto. Fatti sotto. Fatti sotto, sì. Triturati. Diventa concime per le piante. Ma che urli, sei un fiore. Oh, no, ragazzi, ragazzi, i vegetariani non approvano questa scena. Mi dispiace, mi dispiace. No, Daisy. Era bello, era molto bello. Ok, sì, ma ti è rimasta un prototipo, ma che te ne fai di un pezzo di fiore? Cioè, abbiamo fatto ritornare Poppy Playtime alla normalità. Ok ragazzi, io direi che questo video su Daisy ha preso il controllo di Poppy Playtime capitolo 2 la posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollici in su. Qua il vostro Lorenzis è tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!